Benvenuti a questo nuovo video del Giardino della Pedagogia. Io sono Maria Sara Della Valle, sono una pedagogista e un'educatrice e ti invito ad iscriverti a questo canale se non l'hai ancora fatto, ad attivare la campanella per ricevere notifiche ogni volta che esce un nuovo video e a seguirmi anche su tutti i social. Volevo ecco fare questo video incentrato principalmente sul conflitto che può risolversi, o meglio, che può nascere all'interno di un servizio tra colleghi. Ho recentemente, diciamo, seguito una sorta di corso online base, abbastanza, diciamo, non particolarmente specifico, legato proprio al conflitto, in questo caso all'interno delle aziende. Ma ho ritenuto, ecco, fondamentale estrapolare anche alcuni aspetti, perché molti aspetti veramente possono, ecco, essere, ecco, benissimo simili, o comunque avere delle dinamiche molto vicine rispetto, appunto, al mondo dei servizi sociali, dei servizi educativi. Innanzitutto il conflitto avviene normalmente in appunto qualsiasi contesto, anche nei servizi educativi, nei servizi alla cura della persona e soprattutto anche nel nostro campo, con appunto delle utenze con delle particolari fragilità, problematiche, e anche tra colleghi, tra altri appunto educatori, operatori. Quindi ecco il vasto, ecco, mondo del conflitto, dell'innescare appunto una determinata situazione, una discussione particolarmente appunto accesa, avviene, ecco, sia a livello dell'utente, sia a livello del nostro appunto, del nostro collega, del nostro operatore, o anche a livello di chi è appunto del responsabile, o appunto anche in altri in, in chi, in, negli altri appunto persone che possono ruotare intorno a un determinato servizio. Quindi ecco, il conflitto, e soprattutto tra chi noi lo attiviamo, avviene appunto con diversi ruoli, in diversi aspetti. Così, ecco, in senso generale, ma anche in senso poi ognuno di noi poi lo adatta diciamo nel proprio contesto lavorativo. Il conflitto, ecco, che si diceva anche in questo corso appunto base, ecco, online, si diceva anche che il conflitto, oltre appunto ad avere questa gestione appunto ampia ed avvenire naturalmente, avvenire appunto in modo spontaneo e in modo appunto dovuto anche, per esempio, ad un momento di nervosismo, oppure ad una situazione poi che si protrae appunto nel tempo, oppure in una particolare anche giornata stressante, appunto in modo considerevole. Quindi ecco, è importante che cosa? Innanzitutto, ecco, riconoscere anche se stessi, e soprattutto sapersi, ecco, rapportare con l'altro, che sia esso utente o collega, eccetera, eccetera. Quindi è importante fare una sorta di respiro su se stessi, cercare di calmare la rabbia, il nervosismo, la frustrazione, e cercare poi di rispondere in modo responsabile e consapevole, e quindi cercare di allentare l'aggressività. Non è sempre semplice, ovviamente anche il corso, e anche io nella mia esperienza lavorativa lo vedo, ma è importante anche per gestire appunto che cosa? Per gestire il clima di gruppo, per gestire il lavoro insieme. E che cos'è fondamentale per, diciamo, prevenire e gestire il conflitto? Uno, la comunicazione, quindi il saper comunicare. Comunicare sia in tutti i frangenti, sia negli aspetti positivi, sia negli aspetti negativi. Anche gli aspetti positivi, ad esempio elogiare una determinata persona maggiormente rispetto ad un'altra, può essere anche questo
un fattore scatenante anche di conflitto, quindi di difficoltà ulteriore, perché non è detto che solo gli aspetti negativi inneschino un determinato conflitto. Quindi importante per prevenire e per limitare il conflitto, ecco, persistente è anche in questo senso saper comunicare, saper potersi attivare quelle risorse, quelle competenze anche empatiche in questo senso. Quindi fondamentale è la comunicazione e saper quindi muoversi in questo senso. L'altro aspetto è la collaborazione, quindi sapersi appunto collaborare in questo senso, saper riconoscere anche l'altro nei modi, negli atteggiamenti corretti nel quale porsi con l'altra persona. Quindi possono essere anche banalmente il chiedere magari una determinata cosa. E altro aspetto, ecco, devo dire fondamentale, è che anche qui può essere banale, può essere scontato, è il saluto. Il saluto all'entrata all'entrata al lavoro. Il saluto, e anche poi ovviamente all'uscita, il saluto all'uscita, e quindi il prendersi appunto in questo senso, favorire proprio i legami, le relazioni, la dinamica di gruppo. Importante anche il confronto inteso come momento di equip, di lavoro nel nostro contesto educativo, sia a livello proprio di gruppo esteso, di tutti gli operatori, gli educatori, con il coordinatore responsabile del servizio, ma anche a livello individuale, che può essere utile. In alcuni casi anche previo appunto colloquio individuale, poi successivamente quello di gruppo, quello d'équipe, se appunto ci sono determinate dinamiche. Il colloquio individuale talvolta può essere appunto, può favorire anche a chi appunto è responsabile di un servizio, a chi gestisce il servizio o comunque la persona che coordina l'equipe può essere utile al fine poi di dare una sorta appunto di restituzione finale a tutto il resto del gruppo e soprattutto anche alle due o tre, comunque alle persone appunto interessate, e poter appunto cercare di migliorarsi in questo senso, perché l'importante non è solo, diciamo, banalmente lo diciamo un po' in senso psicologico, riguardo anche alla performance, alla prestazione. Sì, è importante, come è anche importante ovviamente il fattore economico, il fattore comunque del fatturato e della maggior resa. Certamente lo è, certamente è importante, ma è importante anche il fattore umano, ecco, delle relazioni, perché lavorare bene produce non solo la qualità del servizio, ma anche proprio il fatturato stesso, ma anche l'aspetto economico risulta essere veramente migliorato, veramente per raggiungimento, ecco, del benessere, come lo facciamo noi come educatori all'interno del nostro gruppo di lavoro. E talvolta appunto spesso questi aspetti vengono, diciamo, un po' tralasciati, però è importante anche il benessere del gruppo, della poter, ecco, anche alcune volte come dire, scendere a determinati compromessi, altre volte comunque ridefinire i valori dell'azienda o del servizio, i valori, la mission del servizio. Ed è importante anche indicarli, soprattutto all'inizio, quando ci sono anche delle nuove leve, delle nuove persone che si inseriscono all'interno del gruppo. È importante conoscere a 360 gradi il servizio stesso, e poi appunto potersi poi avviare, perché ciò può creare anche perché appunto risulta essere fondamentale appunto per promuovere e per mantenere il servizio e il lavoro in un certo senso più equilibrato.
E ritengo, ecco, questi suggerimenti dati da questo piccolo corso che ho fatto veramente fondamentale. Cercherò anche io di applicarli nel mio contesto lavorativo. E il conflitto, ecco, sembra essere lontano da noi, sembra essere, diciamo, impensabile quantomeno, o comunque risulta essere non, oppure magari pensiamo che non possa, si possa risolvere. In realtà, se appunto con il confronto, con il raggiungimento appunto degli obiettivi comuni, con la comunicazione, con la collaborazione, con un buon clima di gruppo, una buona costruzione appunto di un gruppo che possa essere coeso, risulta essere fondamentale per quantomeno appunto prevenire o limitare questi conflitti. E il conflitto se c'è, appunto è come dire, è evidente, nel senso che può succedere, che si possa, o meglio comunque è innegabile che alcuni aspetti, alcune piccole discussioni possano nascere. E diciamo che è il servizio perfetto, quello nella quale appunto non ci sono problematiche, risulta essere un po' un'utopia. E quindi ecco perché è importante la gestione del conflitto, il confronto. È importante comunque fare un lavoro anche su se stessi, proprio perché poi questo lavoro su se stessi necessariamente poi influisce il gruppo stesso nel lavoro. E poi cosa può succedere? Facendo un lavoro su noi stessi, noi cerchiamo di limitare anche gli aspetti personali che inevitabilmente poi possono, ecco, nascere all'interno del contesto lavorativo, perché alcune appunto magari situazioni possono nascere magari dalla personalità, dal carattere della persona. E quindi anche questo aspetto è fondamentale. Del conoscere le varie figure e del decidere appunto quali figure, quale gruppo possa essere coeso in questo senso. Quindi fattore della leadership, del leader, di chi appunto gestisce, soprattutto un leader democratico, e risulta essere veramente la chiave di volta in questo senso. Quindi ecco, questi sono un po' alcuni consigli che mi sento di dare, ecco, così in senso così base, senza voler essere, diciamo, un'esperta nel settore. Spero che questi piccoli consigli ti siano stati utili. Io ti ringrazio e alla prossima.